giusto per essere qui. Come dire, io un ringraziamento particolare che voglio rivolgere alla dirigente dell'Istituto Manzoni, perché noi abbiamo iniziato il percorso un anno fa insieme. La prima tappa che noi abbiamo fatto in questo ufficio l'abbiamo dedicato ai ragazzi del Manzoni e a seguire ai ragazzi dell'ufficio artistico, che sono gli istituti che qui, come dire, ospitano la gran parte del ragazzo che viene ospitato. La vostra interfaccia dell'ufficio, ovviamente con il promotore, con la coproduzione della scuola e il collega Samuele Occi, quindi qualsiasi cosa l'ha fatta rappresentata a lui, e poi noi, come giusto che sia, interveniamo. Ovviamente l'esperienza della tutta del lavoro è necessario svilupparla con quelli che vengono chiamati i cosiddetti micro conflitti sul lavoro. È normale che io concepisco il mondo in un modo e mi vengono dette delle regole che non sempre conviene, e poi procediamo con le procedure di diritto. Grazie. Desidero ringraziare il dottore Floridia per l'accoglienza, per la disponibilità, per la collaborazione, e saluto anche naturalmente i rappresentanti delle ditte qui presenti, saluto i genitori, gli allievi che saranno protagonisti di questa bellissima esperienza. Certo, siamo protagonisti di un momento storico per il nostro istituto, per il territorio, per la provincia di Messina. Non accade in tutte le scuole che si avvii un'attività così importante e innovativa quali i tirocini estivi. Effettivamente noi, carissimo dottore Floridia, stiamo mettendo in pratica quello che ci dice il Ministero della Pubblica Istruzione. Intanto ci invita sempre a fare alleanze formative nel territorio, e io devo dire che il qui presente direttore del Centro per l'Impiego è uno dei nostri migliori alleati formativi, perché veramente fin dal suo insediamento in questo centro ha creduto in questa collaborazione, quindi c'è stata questa osmosi di cui si parlava, questa sinergia. E poi grazie di cuore anche alla professoressa Pupino. Allora io dico sempre che un buon dirigente fa anche una buona comunità. Ricordo ai presenti che l'Istituto Manzoni, a differenza di tutti gli altri istituti, si è andato oltre, nel senso ha prolungato, grazie sempre alla lungimiranza della nostra dirigente, ha prolungato la copertura assicurativa per il periodo estivo, quindi a carico della scuola, questa è anche e poi per il corso HCCP. Questo perché la preside ha avuto coraggio, ci ha messo la pancia e ha creduto in questi investimenti nel futuro dei ragazzi, e ricordiamo che il nostro motto è I care. A me sta a cuore, a noi state a cuore, tutti voi ragazzi. Il corso, consentitemi di dire, che dura 3 anni, c'è il riconoscimento che poi va rinnovato, quindi è davvero un investimento che va ben oltre il percorso di istruzione che ciascuno di voi fa. Quindi questo per dire, al di là delle parole, che c'è davvero della sostanza, c'è cioè, qui presenti, c'è la dirigente e la responsabile presso ci hanno messo davvero il loro sul serio, non a chiaro. Abbiamo curato anche le procedure. L'idea è quella di prenderci cura delle aziende, avere cura delle aziende del territorio. Ma questo è un modo, perché noi abbiamo il dramma e poi mi taccio. Allora, chi siete là? Chi siete qua? Thank you.
cominciare. Da diverso tempo. E poi stiamo mettendo in pratica quella che è un'altra linea guida del Ministero che ci dice fate in modo che veramente gli studenti e le studentesse siano delle menti d'opera, con i tirocini estivi che i nostri ragazzi metteranno in pratica i saperi, le conoscenze. Spesso ospitano fatti depressivi del lavoro. Oggi dobbiamo essere contenti che nuove energie, studenti insieme alle scuole possono essere ospitati nelle nostre aziende. Avere cura delle aziende vuol dire consentire anche alle aziende di crescere questo vivaio di nuove risorse, di nuove energie, trasferire competenze, saperi e dare la possibilità ai nostri ragazzi finalmente di rimisurarsi di nuovo come era un tempo con le realtà lavorative delle aziende. Cioè noi proviamo, come dire, sempre... Sono